Fa male il tabacco. È la storia di una malinconica conferenza che il signor è costretto a fare per compiacere una bisbetica moglie che presiede non si sa quali istituti di beneficenza. Il protagonista, approfittando del fatto che la moglie non è ancora entrata nella sala, divaga di fronte al suo pubblico, dimenticando del tutto il tabacco e rievocando invece le miserie della sua vita, le persecuzioni della moglie, la tristezza delle sue ore lise come il frac che indossa. È lo sfogo naturale di una vita mancata, come al solito in tutte le successive opere di Chekhov. Appena il curioso e patetico conferenziere si accorge dell'apparizione della moglie, alzando la voce, difende la tesi mai incominciata sul terribile veleno del tabacco ed esce inchinandosi con molta solennità. Egregie signore, e diciamolo pure, egregi signori, a mia moglie hanno proposto che io a scopo di beneficenza tenessi qui una conferenza di propaganda. E perché no? Si deve fare una conferenza e facciamo una conferenza. Per me è proprio lo stesso. Io in verità non sono un professore, sono estraneo alla carriera accademica, ma nondimeno, ciò nonostante, sono già 30 anni che io ininterrottamente, e si può anche dire, con nocumento della mia propria salute, eccetera, eccetera, lavoro intorno a questioni di carattere strettamente scientifico. Medito, e talora, figuratevi, scrivo anche articoli scientifici, cioè non proprio scientifici, ma permettete l'espressione, di carattere quasi scientifico. L'altro, in questi giorni io ho scritto un ponderoso articolo intitolato "Conseguenze nocive derivanti da alcuni insetti". È piaciuta assai, specialmente per quanto riguarda le cimici. Io invece ne ho dato lettura e poi l'ho stracciata, perché tanto che l'abbia scritto io no, è perfettamente lo stesso, perché della polvere insetticida non se ne può fare a meno. A casa nostra abbiamo le cimici perfino dentro il pianoforte. Come tema della conferenza odierna io ho scelto, diciamo così, i danni che arreca all'umanità l'uso del tabacco. Anch'io fumo, ma mia moglie mi ha ordinato di tenere oggi una conferenza sui danni arrecati dal tabacco, quindi non c'è niente da obiettare. Dobbiamo parlare del tabacco e parliamo del tabacco. Per me è proprio lo stesso, però a voi, egregi signori, io rivolgo una preghiera di assistere alla mia conferenza con la dovuta serietà, perché altrimenti va a finire male, molto male. Chi poi si spaventasse di un'arida conferenza scientifica e chi non avesse piacere di sentirla, può anche non ascoltarla e andarsene. Andarsene. Chiedo una particolare attenzione ai signori medici qui presenti, i quali potranno attingere dalla mia conferenza molte utili cognizioni, giacché il tabacco, a parte i suoi dannosi effetti, è anche usato nel campo della medicina. Così, per esempio, se si mette una mosca dentro una tabacchiera, la mosca muore. Probabilmente per shock nervoso. Il tabacco
e soprattutto un vegetale. Quando faccio una conferenza mi viene sempre un tic all'occhio destro, però voi non ci badate, dipende dall'agitazione. Io sono un uomo assai nervoso generalmente parlando e questo tic mi è incominciato il 13 settembre del 1889, giorno in cui mia moglie diede alla luce, diciamo così, la sua quarta figlia, Barbara. Tutte le mie figlie sono nate il 13, ma data la ristrettezza del tempo non staremo qui a divagare dal tema della nostra conferenza. Ah, devo farvi notare che mia moglie tiene una scuola di musica oltre un convitto privato, cioè non proprio un convitto, ma qualche cosa di simile. E mia moglie ama lagnarsi delle sue ristrettezze, ma lei ha qualche cosa da parte, un 40-50 mila rubli, mentre io invece non ho il becco d'un quattrino, ma è inutile parlarle. Allora nella scuola di musica io faccio l'amministratore e l'economo, faccio le provviste, sorvelo la servitù, noto le spese, cucio i quaderni, do la caccia alle cimici, faccio passeggiare il cane di mia moglie e acchiappo i sorci. Ieri sera per esempio mi hanno affidato la mansione di distribuire alla cuoca burro e farina per far cuocere le frittelle. Ebbene, per farla breve, quando le frittelle erano già cotte, mia moglie è venuta in cucina e ha detto che tre convitrici non potevano mangiare le frittelle perché avevano gli orecchioni. Si è constatato quindi che avevamo cotte alcune frittelle in più. Cosa dovevamo fare? Da prima mia moglie ha ordinato di metterle in serbi in cantina, ma poi, dopo averci pensato e ripensato, ha detto: ebbene, mangiale tu queste frittelle, bambotte. Quando è di cattivo umore mi chiama sempre così, bamboccio, oppure vipera, oppure demonio. Ma vi sembro un demonio io? Io naturalmente non le ho mangiate, le frittelle, le ho trangugiate addirittura, senza neanche masticarle, perché io sono sempre affamato. Ieri sera, per esempio, mi ha lasciato senza pranzo. Tu, bamboccio, mi dice, non c'è ragione che mangi, non c'è ragione che mangi. Oh. Ma noi intanto ci siamo perduti in chiacchiere e abbiamo divagato alquanto dal nostro tema. Proseguiamo. Sebbene non ci sia alcun dubbio che voi ascoltereste molto più volentieri una romanza, no? Oppure una sinfonia, oppure una arietta come questa. Questo è il mio primo dolore, questo è il mio primo dolore. Non mi ricordo più che pezzo sia. Questo è il mio primo... devo farvi notare che oltre all'amministrazione è stata affidata anche a me l'insegnamento della matematica, della chimica, della fisica, della storia, della geografia, del solfeggio e della letteratura. Per il ballo e il canto mia moglie si fa pagare una quota a parte, sebbene il ballo e il canto li insegno io, ma è inutile parlarne, Allora, la nostra scuola di musica sta al vicolo dei Cinque Cani numero 13. Ecco, perché forse la mia vita è così disgraziata, perché abitiamo al numero 13. Tutte le mie figlie sono nate il 13 e la nostra casa ha 13 finestre, ma non ci perdiamo in chiacchiere, Allora, per combinare, voi potrete trovare mia moglie a casa a qualsiasi ora e per il programma, se voi lo desiderate, è in vendita presso il portiere della scuola a 30 copec la coppia. Ma ecco, se voi lo desiderate io posso anche distribuirvi. Ecco qua. 30 copec la coppia. Chi ne vuole? Nessuno lo desidera. Facciamo 20 copec. Oh. Peccato. Già, la mia casa è al numero 13. Egregi signori, io sono invecchiato, rimbecillito. Mentre faccio una conferenza dall'aspetto sono allegro, ma mi viene
una gran voglia di urlare a squarciagola e di scappare via dovunque, sia magari in capo al mondo. Non ho nessuno con cui sfogarmi, neanche se ho voglia di piangere. Voi direte le figlie, ma che figlie, le figlie. Quando parlo con loro si mettono a ridere. E mia moglie ha 7 figli. Ah no, no, scusate, mi pare 6. Ma no, 7, la più grande, Anna, ha 27 anni, e la più piccola, 17. Egregi signori, io sono un infelice, io sono diventato un imbecille, io sono un uomo da nulla. Ma in sostanza voi vedete davanti a voi il più felice dei padri. Sì, in sostanza deve essere così, e io non oso dire il contrario. Sono 33 anni che vivo con mia moglie e questi sono stati i più belli anni della mia vita. Sono passati con un felice istante di gioia. Che il diavolo se li porti. Ma a quanto pare mia moglie non è ancora venuta. Qui non c'è, e allora si può dire tutto quello che si vuole. Le mie figliole! È tanto che aspettano di trovar marito, probabilmente perché sono timide, ma anche perché i giovanotti non le vedono mai. Mia moglie non vuol mai dare una serata, non invita mai nessuno a pranzo, perché è una donna avarissima, irritabilissima, litigiosissima, ed è perciò che non viene nessuno a casa nostra. Però io posso dirvelo in gran segreto, le figlie di mia moglie si possono trovare nelle grandi ricorrenze in casa della loro zia Natalia Semyonovna, sì, quella stessa che soffre di reumatismi e che porta un certo abito giallo a macchioline, scuro come se fosse tutta cosparsa di scarafaggi, e là danno anche le pagnottine imbottite, e se non ci viene mia moglie si può anche... Devo farvi notare che quando ho bevuto il primo bicchiere di vino io mi sento ubriaco. E dopodiché mi viene nell'anima un gran senso di benessere e nello stesso tempo una tristezza tale da non poter descrivere. Mi vengono in mente, non so perché, i begli anni giovanili del mio tempo e mi viene anche una gran voglia di fuggire. Oh, se sapeste che voglia ne avrei, scappar via. Lontano, lasciare ogni cosa senza neanche voltarsi indietro. Dove? Non importa dove, pur di fuggire da questa vita grossolana, vile, insignificante, che mi ha ridotto come un vecchio miserabile imbecille, che mi ha ridotto come un vecchio miserabile idiota, e scappar lontano da questa sciocca, meschina, malvagia strega di mia moglie, che per 33 anni mi ha torturato, e scappa lontano dalla musica, dalla cucina, dai quattrini di mia moglie, da tutte queste cose misere, vili, scappa lontano in un luogo qualunque, lontano in mezzo alla campagna, e restare là piantato come un albero, come un palo, oppure come un fantoccio impagliato, a guardare sotto l'ampio cielo come sopra di te pende quieta, chiara la luna, e dimenticare. Oh, come non vorrei più ricordarmi niente, come vorrei togliermi di dosso questo vecchio vile frac, col quale 30 anni fa ho sposato e col quale faccio sempre queste conferenze di beneficenza. Tieni. Tieni, io sono vecchio, sono povero, sono mal ridotto, come questo mio panciotto, dal dosso tutto consumato, spelacchiato, non mi serve niente, io sono più alto, io sono più puro di tutto ciò, ed ero giovane un tempo, studiavo all'università, sognavo, non mi occorre niente. Mia moglie è là, dietro le quinte, è venuta e mi aspetta là, è già.
già passato il tempo prescritto. Per favore, se vi domandasse qualche cosa, ditele che la conferenza è terminata e che il bamboccio, cioè io, si è comportato dignitosamente. Sta guardando da questa parte. Poiché il tabacco contiene un terribile veleno del quale allora vi ho parlato, bisogna assolutamente astenersi dal fumo. E dopo di ciò oso sperare che la mia conferenza, che ha illustrato i danni arrecati dal tabacco, porti i suoi dovuti effetti. Ma ho detto quanto dovevo. Dixi ed animam levavi. Il canto del cigno. L'ultimo sfogo di un povero vecchio attore che, addormentato nel suo camerino dopo lo spettacolo, si risveglia improvvisamente nel mezzo della notte e si avvia fra l'addormentato e l'ebro verso il palcoscenico spopolato. Se non che, non lontano, il suggeritore, all'insaputa di tutti, essendo privo di casa, dorme fra gli arredi del palcoscenico. Il patetico incontro di questi due curiosi personaggi, entrambi dalle vite mancate, dall'avvio più che a un dialogo, a un monologo del vecchio attore che sfoga le sue aspirazioni fallite, che rievoca i suoi antichi pezzi di bravura e si commiata per sempre dal teatro. Bella farra, bello scherzo. Mi sono addormentato nel camerino. Lo spettacolo è finito da un pezzo. Tutti se ne sono andati al teatro. Io sono rimasto tranquillamente a russare. Ah, vecchio barbogio, vecchio barbogio. Vecchio carcassa. Ecco, si vede che ho preso una sbornia tale da addormentarmi sulla sedia. Che cervello, bravo. E Gorka! Gorka! Corpo di un diavolo! Petrusca! Mi sono addormentato, che dannato. Forse a rompervi il collo, corpo di mille diavoli. Gorka! Non si sente nulla. Non risponde che l'eco. Gorka e Petrusca oggi hanno avuto da me 3 rubli di mancio e adesso non riuscireste a scovarli nemmeno col cane da caccia. Sono usciti e probabilmente quei cretini hanno chiuso a chiave il teatro. Ah, sono ubriaco. Grazie della mia serata d'onore, quanto vino e quanta birra mi sono messa in corpo. Mia mia, mi sento un fuoco addosso, una bocca. Ah, che nausea. Ma che stupidaggine, no? Io vecchio balordo mi sono ubriacato, non so nemmeno per quale bel gusto. Ah. Dio mio, le reni mi si spezzano, la testa mi gira, e i brividi addosso, mentre l'anima mia è fredda, buio, come in una tomba. Se non ti importava della tua salute, almeno dovevi aver riguardo alla tua vecchiaia, pazzo Donivano. La vecchiaia. Per quanto cerchi di fingere, per quanto facci il bravo, per quanto facci il buffone, la vita ormai l'ho vissuta tutta. Già 68 anni. Tanti saluti, non li puoi far tornare indietro. La coppa è già stata vuotata. Appena il fondo c'è rimasto. Non c'è rimasto che il fondo. Sicuro, proprio così va sciuscia. Voglio o non voglio, ormai è tempo di rappresentare la parte del defunto. Sorella morte non è lontana. Oh, sebbene faccia l'attore da 45 anni, vedi il teatro di notte per la prima volta. Mi sembra, sì, per la prima volta. Curioso, corpo d'un cane. Non si vede nulla. Si vede appena un po' la buca del suggeritore. Tutto il resto è tenebra. Una fossa nera
senza fondo, simile a una tomba in cui si nasconde la morte. Oh, che freddo! Dalla sala viene una corrente come dal tubo di un camerino. Ecco, il luogo più adatto per evocare gli spiriti. Che impressione, corpo d'un diavolo! Ho sentito un brivido giù per la schiena. Igorka! Petrushka! Dove siete, figli d'un diavolo? Dio mio, ma perché nomino il diavolo? Oh, signore, smettila con queste parole, smetti di bere. Sei già vecchia, sei sull'orlo della fossa, 68 anni, la gente va in chiesa, si prepara la morte. Tu, signore, queste parole impure, questa brutta faccia da ubriaco, questo costume da buffone. Non vederlo più. Vado subito a cambiarmi. Ma che impressione. Ecco, restar qui tutta la notte ci sarebbe da morire dalla paura. Chi sei? Che vuoi? Chi cerchi? Chi sei? Sono io, signore. Chi sei tu? Sono io, il suggeritore Nikita Ivanich. Vasily Vasilich, sono io. Dio mio, chi è questo? Ah, sei tu, Tony Kitus. Perché sei qui? Io passo la notte qui nei camerini, signore. Ma voi fatemi la cortesia, non lo dite ad Alexei Ifomich. Non ho più dove andare a dormire, credetemi, in nome di Dio. Tu, Nikitus? Dio mio. Mi hanno chiamato alla ribalta 16 volte. Hanno portato 3 cesti di fiori e diversi regalucci. Tutti erano in estasi. Non c'è stato un cane che abbia svegliato questo povero vecchio ubriaco e l'abbia accompagnato a casa. Sono vecchio, ho 68 anni, sto male. E soffre questa mia anima sfinita. No, non te ne andare, Nikitus. Sono vecchio, infermo. Morirò presto. Ho paura, paura. E ora che andiate a casa, Vasily Vasilich? No, non ci vado. Non ho una casa, io non ce l'ho. Signore Dio, avete dunque dimenticato dove abitate? Non voglio andare laggiù, non voglio. Là, sono solo. Io non ho nessuno, né fiducia, né parenti, né moglie, né figli. Sono solo come il vento nella steppa. Morrò e nessuno si ricorderà di me. Ho paura della mia solitudine. Non c'è nessuno che mi riscaldi, che mi faccia una carezza, che metta a letto questo povero ubriaco. A chi appartengo? A chi sono necessario? Chi mi vuol bene? Nessuno mi vuol bene. Il pubblico vi ama, Vasily Vasilich. Pubblico se n'è andato, dorme e si è dimenticato del suo buffone. No, non sono necessario a nessuno, nessuno mi ama. Non ho né moglie né figlioli. E di che vi affliggete? Ma io sono un uomo, io sono vivo. Il sangue delle vene. Io sono un nobile in Quituscio, di ragguardevole famiglia. Prima di cadere in questa fossa ero ufficiale di artiglieria. Che giovane che ero, bello, pieno di dignità ardita, ardente. Dio mio, dove è andata a finire tutto questo? Nikitusha, che artista che sono stato poi. Dio mio, dove è andata a finire tutto questo? Dov'è che il tempo? Dio mio, guardavo poco fa questa fossa e tutto ricordo. Questa fossa mi ha divorato 45 anni di vita. E quale vita, Nikitus? Guardo ora in questa fossa e vedo tutto nei più minuti particolari come il tuo viso. Entusiasmi della giovinezza, la fede, l'ardore della passione e l'amore delle donne. Oh, le donne, Nikitus. E ora che andiate a dormire, Vasily Vasilich? Sai, quando ero ancora un giovane attore, quando cominciai a provare l'ardore della passione, ricordo che una donna si innamorò di me per la mia arte, elegante, slanciata come un pioppo, giovane, innocente, pura, ardente come un'aurora estiva. Io ricordo, ero dinanzi a lei come ero dinanzi a te. Quella volta era bella, come non mai. Mi guardava con uno sguardo che non potrò dimenticare nemmeno dopo morto. Ebro al colmo della felicità, cado in ginocchio dinanzi a lei e le chiedo di esaudire i miei voti. E lei mi dice: lasciate il teatro, lasciate il teatro. Capisci? Essa poteva amare un attore, ma essere sua moglie mai. Io ricordo quel giorno recitai, rappresentavo una parte stupida, buffonesca. Recitavo e sentivo che i miei occhi si aprivano, capii allora che non c'è nulla di sacro nell'arte, che tutto è vaneggiamento, inganno. Chi era uno schiavo, il sollazzo degli ozi altrui, un buffone, un menestrello. Compresi allora il pubblico, e da allora non credetti più né agli applausi, né agli allori, né agli entusiasmi. Sì, Nikitus, il pubblico mi applaude, acquista a suon di rubli la mia fotografia, ma io gli sono estraneo.
Io per lui sono franco, quasi una cocotte. Per vanità il pubblico vuol fare la mia conoscenza, ma questi signori non abbassano fino al punto di darmi in moglie una loro sorella o una loro figlia. Non creda il pubblico. Non ci credo. Avete cambiato fisionomia, Vasili Vasilic. Mi avete messo paura persino. Andiamo a casa, siate buono. Mi cadde la venda dagli occhi allora. E ciò mi è costato caro, Nikitussa. Dopo questa storia, dopo aver conosciuto questa ragazza, cominciai a vagare qua e là come un dissennato, a vivere senza scopo, senza guardare innanzi a me. Rappresentai parti buffe, ridicole. Feci il pagliaccio. Seminai tanta volgarità negli spiriti. Eppure che artista che ero, che talento. Seppellì questo talento, lo coprì di volgarità, rovinai la mia dizione, perdetti l'immagine di un uomo. Questa nera fossa mi ha divorato e inghiottito. Prima non lo sentivo, ma adesso, quando mi sono svegliato, guardato indietro. E dietro di me ci sono 68 anni. Solo adesso ho visto la vecchiaia. La canzone è finita. Vasili Vasilic, mio caro, via, calmatevi, santo Dio. Pietrusca, Iegorka! E che talento, che forza. Non puoi immaginarti che dizione, quanto sentimento, quanta grazia, quali corde. Aspetta, sta a sentire, fammi riprendere fiato. Questo è un brano del Boris Godunov. Me, l'ombro del terribile, qual figlio adotta dalla tomba. Ehi, di Demetrio mi imposi il nome. Ehi, sollevami intorno le turbe, e stesso Godunov mi afferse vittima designata. Io sono io l'erede al trono, e basti, assai mi grava, mi cuoce il rossor che io debbi innanzi a un'altezzosa figlia di Polonia avvilirmi così. Che ti sembra? Aspetta, senti questo brano del relio, sta ben attento, c'è lo scuro, pioggia, tuoni, fulmini, si squarcia il cielo, ecco, soffiate o venti, e vi si squarci nel soffiare la nuanza, soffiate, infuriate, riversatevi, cataratte, bufere, infinché d'acqua rigurgiti ogni torre, e siano sommerse le guglie anch'esse. E voi, sul fure vamperatte come il pensiero, annunziatrici del tuono orrendo che le querci a terra, lambite voi la canuta mia tasta, ulmine scotitor dell'universo, schiaccia tu questo grave orbe terreno, frangi ogni stampo di natura, e tutti, in un punto solo, i germi strucci, onde tanti qua giù nascono ingrati. Di subito le parole del matto. Presto le parole del matto, non posso aspettare. Che ne dici, compare? Sotto un tetto io credo si sta meglio che a passeggiare sotto la pioggia. Certo, zio, faresti meglio a riconciliarti con le tue figliuole. In una notte simile, e il matto e il savio stanno male entrambi. Ulula dalle viscere o tempesta, sgorgate o fuochi, scroscio pioggia, voi, venti, tuoni, folgori, procelle, voi non siete mia figlia. Io non v'accuso di crudeltà, non diedi il regno a voi, o tremendi elementi. A voi non posi di figli il nome. Che forza, che talento, che artista. Ancora qualche cosa ti spetta della vecchiaia. Senti questo. Essere o non essere. Questi problemi. Va più coraggio nel patire i colpi e le frecciate d'oltraggiosa fortuna, o prendere le armi contro un mare di dolore e troncarlo con la violenza. Morire, dormire, e con un tale sonno poter dire che abbiamo finito quei mali di quaggiù. È una soluzione da desiderare fervidamente. Morire, dormire, sognare. Perché in questo sonno di morte quali sogni potranno sopravvenire quando ci siamo legati da questa mortale fatica che ci tiene legati alla carne? Perché chi vorrebbe sopportare le ingiurie del tempo, le insolenze del potere, lo strazio di un amore deluso,
i calci che il merito paziente riceve dall'indegnità, quando ciascuno potrebbe da sé con un semplice stiletto saldare il conto. Chi vorrebbe gemere e sopportare tutto il peso di un'intera vita se non fosse per il terrore di qualche cosa al di là, dopo la morte, contrada inesplorata, donde nessun viandante è ritornato mai. Ecco, il terrore che ci fa sopportare i mali nostri e non tentarli in noto è la coscienza che ci rende vile, bravo, bisbravo, ma che vecchiaia d'Egitto, ma che vecchiaia, tutte fandonie e stupidaggine, dove c'è il talento di chi tuscia, non c'è vecchiaia. E adesso sta a sentire questa, che finezza, che musica, quieta, e la notte ucraina, traspare il cielo, le stelle brillano, l'aria non vuol turbare il suo dolce assopimento. Appena appena oscillano le foglie dei pioppi argenti. Così. Devono così essere tornati Pietruska e Gorka. Oh, siete un talento, Vasili Vasilich, un talento. Qua, qua, miei figli, andiamo, andiamo a cambiarsi. Ma che vecchiaia, ma che vecchiaia, sono tutte fandonie, fantasie. E perché piangi? Sciocchino mio buono, perché questi goccioloni? Non va bene. Ecco, questo non va bene. Via, vecchio mio, smetti di guardare così. Perché mi guardi in quel modo? Su, su, su. Non bisogna piangere. Dove l'arte, dove il talento, non c'è vecchiaia né solitudine né infermità. E anche la morte è un male relativo. No. Nikitusha, no. La nostra canzone è finita. Altro che talento, sono un limone spremuto, un chiodo arrugginito e tu sei un vecchio topo di teatro, suggeritore. Nei lavori seri sono buono solo come comparsa nel seguito di Forte Braccio, e anche per questo ormai sono vecchio. E tu ricordi questo brano dell'hotel e ora per sempre addio, pace dell'alma, addio. Contento. Addio falangi dagli elmi piumati, guerre superbe, onde virtù diviene l'ambizione. Addio per sempre. Addio, nitrente corsier, canola tromba, tambura animator, ifra arguta, regal bandiera, ordini, eventi e ponte. Gloria di battaglia. Un vero talento, un talento. Oppure questa, Nikitusha, via da Mosca. Giammai ci tornerò, fuggirò senza voltarmi indietro. E un angoletto cercherò nel mondo. Cofra quest'anima offesa. Amico albergo. Via, partenza, via, via, via. Il tragico controvoglia è la storia del marito che ha la moglie in villeggiatura, oppresso prima dal lavoro, poi dalle centinaia di commissioni che i familiari, gli amici dei familiari, i villeggianti gli propinano ogni giorno con una tale imperturbabilità che perfino l'amico col quale egli si è appena sfogato, anche lui gli affida una gabbia di canarini da portare in campagna. Sotto sotto appare nella struttura comica e quasi grottesca del monologo il tedio di questa vita in particolare e della vita in generale. Oh, buongiorno, Ivan Ivanich. Come sono contento di rivederti. Di dove vieni? Mio caro, devo chiederti un favore, te ne supplico. Prestami un revolver fino a domani, dammi questa prova d'amicizia. E a che ti serve il revolver? Mi serve? Oddio mio, dammi un po' d'acqua. Mi serve, devo attraversare di notte un bosco tutto buio, quindi io, ad ogni buon fine, prestamelo, fammi il piacere. Mamma, tu menti, Ivan Ivanich, ma che bosco d'Egitto? Piuttosto, non hai mica qualche altra intenzione. Dal viso mi accorgo che stai macchinando qualche cosa di brutto. Ma che ti è successo? Ti senti male? Aspetta, fammi riprendere fiato. Ah, mamma mia, sono stanco morto. Qua dentro, in tutto il corpo, provo una sensazione come se di me avessero fatto uno spezzatino. Non posso più resistere. In nome della nostra amicizia, non domandar nulla.
Non entrare in particolare, dammi il revolver, ti supplico. Maria, basta, Ivan Ivanich, che debolezza è questa? Un padre di famiglia, un consigliere di Stato, vergognati. Io un padre di famiglia? Io sono un martire, io sono una bestia da soma, un negro, uno schiavo, un essere vile che aspetta sempre qualche cosa e non ha il coraggio di spedirsi all'altro mondo. Io sono una bestia, un idiota. Perché vivo? A quale scopo? Dimmi un po', perché vivo io? A che scopo questa ininterrotta serie di sofferenze fisiche e morali? Capisco essere martire di un'idea, sì, ma essere martire delle sottane, delle donne e dei paralumi, no, grazie. No, no, ne ho abbastanza, ne ho abbastanza. Via, non gridare, possono sentire i vicini. E che sentono pure i vicini, per me è indifferente. Tu non mi dai il revolver, benissimo, me lo darò un altro. Non voglio più stare a questo mondo. È deciso! Ma stai fermo, mi hai staccato un bottone. Parla con calma, nonostante tutto non riesco a capire poi perché sia brutta la tua vita. Perché? Ah, tu mi domandi il perché? Aspetta, aspetta che te lo dirò io, aspetta. Mi sfogherò con te e forse mi sentirò l'animo più sollevato. Sediamo, ascolta. Ah, mamma mia, che affanno. Guarda, prendiamo per esempio la giornata d'oggi, eh. Come tu sai, dalle 10 fino alle 4 bisogna sgobbare alla cancelleria. Caldo, afa, mosche, fratello mio, è un caos insopportabile. Segretario in premessa, tra poco è andato a sposare. Il personale si è fissato nella villeggiatura, gli amori, le recite dei filodrammatici. Tutti sono assonnati, stanchi morti, sfiniti tanto che non ci si raccapezza più nulla. Il posto del segretario è occupato dal suo subalterno, sorda dall'orecchio sinistro, innamorato. I postulanti sono storditi, corrono sempre di qua e di là, si arrabbiano, minacciano. Un guazzabuglio tale da mettersi le mani nei capelli. Una confusione d'inferno. Il lavoro poi è bestiale, sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa, informazioni e relazioni, una cosa monotona come l'andare e venire delle onde del mare, capisci? Gli occhi ti schizzano semplicemente dalle orbite. Dammi un po' d'acqua. Esci dall'udienza stroncato, sfinito, e vorresti andare a mangiare, a dormire, non ti pare? Allora devi ricordarti che sei un villeggiante, cioè uno schiavo, un povero Cristo, e devi correre subito a fare le commissioni. Nelle nostre ville si è radicata una lodevole abitudine. Quando uno che è in villeggiatura viene in città, senza parlare della sua consorte, tutti in quel mondezzaio di villeggianti, dal primo fino all'ultimo, si credono in diritto di dargli un mucchio di commissioni. Mia moglie ha voluto che andassi dalla sarta per rimproverarla perché il vestito era troppo largo di vita e stretto di spalle. A Sonny ho dovuto cambiare le scarpe. A mio cognato corriva della seta scarlata da 20 copec, uguale al campione e 3 metri di fettuccia. Aspetta, aspetta, ti leggo subito la lista, guarda. Un globo per il lume a petrolio, 1 libbra di prosciutto, 5 copèi di garofano e cannella, olio di ricino per miscia, 10 livri di zucchero in polvere, prendere a casa una catinella di rame, un mortaio per lo zucchero, acido fenico, polvere insetticida, 10 copèi di cipria, 20 bottiglie di birra, estratto di aceto e un busto numero 82 per marmarelle sciosso. Prendere a casa il paltoncino a mezza stagione per miscia e le galosce. Queste sono le ordinazioni di mia moglie e della mia famiglia. Ora le commissioni dei cari conoscenti e vicini, che il diavolo se li porti. Guarda, dal signore Vlasen domani è l'onomastico di Vlodia. Bisogna comprare un ticiclo. La moglie del tenente colonnello Vicrin è stata interessante, quindi ogni giorno sono obbligata a recarmi dalla levatrice e pregarla di andare da loro, eccetera, eccetera, eccetera. Ho 5 liste di commissioni in tasca e tutto il fazzoletto è pieno di nodi. In questo modo, caro mio, nell'intervallo tra l'ufficio e la partenza del treno, devi correre per la città come un cane con la lingua di fuori e corri e corri e corri e maledici questa infame esistenza. Da un negozio alla farmacia, dalla farmacia alla sarta, dalla sarta alla solomeria e poi ancora in farmacia. Qua inciampi, la perdi il denaro, in un terzo posto dimentichi di pagare e ti corrono dietro facendo uno scandalo. E in un quarto posto calpesti lo strascico di una signora e va, pum, pum. Dopo una tale ginnastica hai un diavolo per capello e le ossa sono così rotte che poi per tutta la notte te le senti scricchiolare e non suoni altro che coccodrilli. Beh, le commissioni sono eseguite, tutti gli acquisti sono fatti ed ora dove vuoi che fichi tutta questa roba? Come per esempio puoi mettere un pesante mortaio di rame col suo pestello insieme a un globo di vetro e l'acido ferico col tè? Come puoi combinare insieme le bottiglie di birra e questo triciclo? Una fatica da cane, un problema, un rebus. Per quanto ti stili il cervello e aguzzi l'intelligenza, tuttavia finisci sempre col rompere e versare qualche cosa. E quando sei alla stazione poi in treno, devi startene in piedi con le braccia allargate, sostenendo qualche involto col mento tutto carico come se di pacchetti e pacchettini di scatole di cartone simili porcherie. E quando parti il treno i viaggiatori cominciano a scaraventare da tutte le parti i tuoi bagagli perché hai occupato con i tuoi impicci il posto degli altri e strillano, chiamano il controllore, minacciano di farti scendere. E io cosa devo fare? Me ne sto lì diritta, batto gli occhi come un asino bastonato. E adesso sta a sentire. Arriva a casa mia in villa e lì bisognerebbe ristorarsi ben bene, no? Dopo le fatiche della giornata, mangiare e poi andare a letto, non è vero? No, invece no. Signore, mia moglie, è già un pezzo che mi aspetta. Fai appena in tempo a trangugiare 2 cucchiai di minestra che quella mette fuori gli artigli e ti acchiappa. E vuoi o non vuoi, devi andare a qualche recita di dilettanti o in qualche sala da ballo. A protestare è meglio che non ti ci provi. Tu sei il marito e la parola marito, tradotta nel linguaggio dei villeggianti, vuol dire una bestia che non parla, sulla quale si può montare e mettere l'intervento della società di protezione degli animali. Tu vai e stai con gli occhi imbambolati a guardare uno scandalo in una famiglia per bene oppure qualche altra commedia del genere. Applaudi, applaudi, dietro ordine di tua moglie, boccheggi, boccheggi.
gibocheggi, da un istante all'altro ti aspetti che ti prenda un accidente. Nella sala da ballo poi devi ammirare le danze, cercare i cavalieri per tua moglie, e se mancano i cavalieri devi ballare tu la quadriglia. Torni dopo mezzanotte dal teatro, dal ballo, che non sei più un uomo, ma una carogna addirittura. Ma ecco, alla fine che sei arrivata alla meta, ti sei spogliato, infilato nel letto. Ah, benissimo, chiudi gli occhi e dormi. Ah, c'è un senso di benessere, di poesia, di tepore, capisci? I bambini non strillano nella camera accanto e la moglie non c'è e la coscienza è pulita. Ah, meglio di così è impossibile. Stai per addormentarti, quando ecco che senti le zanzare, che siano tre volte maledette le zanzare. Vedi, le zanzare è una piaga d'Egitto, è peggio dell'Inquisizione. Ronza così lamentosamente, così tristemente, come se ti chiedesse il perdono, ma poi... Ah, vigliacca, ti fungi in un modo che sei costretta a grattarti per un'ora intera. Ti provi a fumare, ad ammazzarle, ti copri la testa, non c'è scampo. Alla fine te ne infischi, ti lasci martirizzare, divoratemi pure, maledette. E appena ti abitui alle zanzare, comincia un'altra piaga d'Egitto. Nel salotto tua moglie prova una romanza coi tenori. Di giorno dormono, di notte fanno le prove per i concerti di dilettanti. Dio mio, i tenori sono un tormento tale che nemmeno le zanzare reggono al paragone. Ma non dir che gioventù è spenta, di notte dinanzi prostrata me ne sto. Dai, non dir che gioventù è spenta, di notte dinanzi prostrata me ne sto. Dai, non dir che gioventù è spenta, prostrata me ne sto. Ah, vigliacchi! M'hanno cavato fuori l'anima. Per sentirli meno sono costretta a ricorrere a questo espediente. Mi batto col dito sulle tempie vicino all'orecchio e così continuo a darmi dei colpettini fino alle 4 quando quei signori si decidono a separarmi. Ah. Dammi ancora un po' d'acqua. Non ce la faccio più. E così, senza aver dormito, alzati un po' alle 6 e marcio via la stazione, prendi il treno. Ti devi mettere a correre. Hai paura di far tardi, poi un fango, una nebbia, un freddo. E quando arrivi in città ricominci la stessa musica. Proprio così, fratello. Ah, questa vita, te l'assicuro io, è la cosa più abietta, ti dico la verità, una vita simile. Non l'augurerei nemmeno al mio peggior nemico, capisci? E ci sono ammalato, ho la fame, l'infiammazione all'epigastro, sto sempre impaurito e agitato, lo stomaco non digerisce più, mi si confonde la vista. Lo crederesti, sono diventato nevrastenico. Ma resti qui fra noi, Devo fare una scappata da Ceciotto, da Miersejewski. C'è in me come qualche cosa di diabolico. Guarda, nei momenti di dispetto e di stordimento, quando le zanzare mi pungono e i tenori cantano, all'improvviso perdo il lume degli occhi. Salto su, corro come un indemoniato per tutta la casa e grido: sangue! Voglio sangue! E di fatto in quel momento una gran voglia di sbuderare qualcuno con un coltello o di fracassare una sedia sulla testa. Ecco, a che cosa può condurre la vita della villeggiatura? E nessuno si muove pietà, nessuna compassione, come se fosse naturale che dovesse andare così. Ci ridono perfino. Ma io sono un essere vivo, capisci? Voglio vivere. Questa non è una farsa, è una tragedia. Ascolta, se non mi vuoi dare il revolver, compatissimi almeno. Io ti compatisco. Lo vedo come mi compatite voi altri. Addio. Adesso andiamo a comprare le sardine, il salame, poi devo andare a prendere anche della polvere dentifrice e poi alla stazione. Ma dove stai in villeggiatura? Al Funicello Morto. Davvero? Oh, senti, tu non conosci mica Olga Pavlovna Finberg, che è in villeggiatura da voi? Sì, la conosco. Ci facciamo anche visita. Davvero? Oh, guarda che combinazione. Come capiti a proposito, hai fatto proprio bene a venire qua. Perché? Amico mio caro, non potresti farmi un piacere da amico? Via, dammi la tua parola che me lo farai. Che cosa? Non ti sia per comando. Te ne supplico, mio caro. In primo luogo, riverisci Olga Pavlovna da parte mia e dille che io sono vivo e vegeto e che le bacio la mano. In secondo luogo, fai il piacere di portarle una cosettina. Sai, mi avevi incaricato di comprarle una macchina da cucire, di quelle a mano, ma non so perché mandargliela. Riportagliela, tu caro. A proposito, anche questa gabbia col canarino. Sta ben attento però che non si rompa la porticina. Perché mi guardi così? La macchina da cucire, la gabbia col canarino, Fringuelli, Lucherini. Ivan Ivanovich, ma che ti prende? Perché sei diventato così rosso? Dammi qua la macchina, dov'è la gabbia? Montami sul collo, tu pure, mangiati quest'uomo, falla a pezzi, finiscilo. Sangue, voglio sangue, sangue. Ma sei diventato matto, è diventato sangue. Matto. Sangue. Che trusca, Maria. Sangue. Dove siete, gente? Aiuto. Sangue, voglio aiuto. Sangue. Sangue. Thank you.